Quanto invece alle decisioni relative al punto nascita, esse, come è noto, verranno prese sulla base delle valutazioni della Commissione Consultiva Tecnico-Scientifica Percorso Nascita, alla quale la Giunta regionale, con delibera 2040 del 2015, ha affidato il mandato di condurre valutazioni approfondite della situazione assistenziale perinatale, territoriale e ospedaliera. Tengo a precisare infine che i criteri che guideranno la decisione da prendere sono solo quelli che riguardano la piena sicurezza delle madri, la garanzia della piena sicurezza sulle madri e sui bambini che vengono alla luce. Grazie. Io mi ritengo ovviamente parzialmente soddisfatto della risposta, parzialmente perché la motivo, ovviamente quando si potenziano delle strutture ospedaliere e per garantire anche la migliore qualità dei servizi erogati è sempre un'ottima notizia. Un'ottima notizia soprattutto per quanto riguarda un territorio che è orograficamente abbastanza disagiato, perché stiamo parlando di un territorio che serve un distretto il cui comune, diciamo uno dei comuni più lontani, dista 70 km da Reggio. Ora, a me fa molto piacere sapere che verrà potenziato per diverse strutture di cura, percorsi di cura a vario titolo, però sul punto nascita c'è ancora un punto di domanda molto grosso. E se devo stare a quello che viene dichiarato anche a mezzo stampa dall'editore ASL di Reggio Emilia, risolveremo tutto con l'elicottero, o quasi. Ora, io capisco che ci siano dei parametri stringenti, cioè una decisione va presa, questo è chiaro. Capisco anche che i tagli dello Stato certamente non aiutano a sostenere tutti i servizi delocalizzati rispetto a, in questo caso, a Santa Maria Nuova, che fa un po' da fulcro nella fornitura di servizi ospedalieri a vario titolo, ma io penso, non so, chi è andato a Castelnuovo Monti almeno a fare una visita una volta, io ci sono andato qualche volta e comunque la zona la conosco perché sono di Reggio, e sfido chiunque a pensare di dover partorire a Reggio Emilia d'inverno partendo a 70 km, sperando che tutto vada bene. Ecco, io diciamo non entro nella valutazione fatta nel 2010, che a mio avviso la maggior parte di persone che ha fatto quella valutazione sicuramente non erano donne, questo lo ipotizzo io, non lo so, magari mi sbaglio. Però i cittadini... è da un po' che chiedono di prendere una decisione, è da un po' che aspettano di sapere che fine farà il punto nascita. Non è una cosa nata semplicemente dal comitatino locale, perché sono stati fatti incontri, anche uno molto importante, al Teatro Cinema Bismanto di Castelnuovo Monti, presenti quasi tutto, penso tutti i consiglieri della provincia di Reggio Emilia, di tutte le forze politiche, con anche molti soggetti legati alla struttura ospedaliera sia del Sant'Anna che del Santa Maria Nuova. In quell'occasione ho sentito di dire: ma partorire a Reggio non è mica sbagliato. No, se è una scelta no, se sei obbligato parliamone, se sei obbligato e non hai altre alternative credo che cominceranno a proliferare i parti in casa, perché sinceramente fa 70 km sperando che la partoriente sia a posto, che il bambino non abbia difficoltà, che tutto vada bene, tu ci possa programmare il tuo parto, allora puoi partire anche il giorno prima e quindi avere tutto il tempo, neve permettendo, ghiaccio permettendo, piogge permettendo, traffico permettendo. Stiamo parlando di 70 km da Civago, cioè uno dei comuni più lontani. Se magari sei fortunato, sei andato a Castelnuovo Monti, di strada devi fare meno. Questo però non è, Assessore, credo non sia una risposta ovviamente definitiva. Demandare alla Commissione Consultiva per i punti nascita una decisione che ancora dovranno aspettare a questo punto, credo, i territori, credo che non sia la mossa giusta, soprattutto in questo momento che, dove insomma, i comitati e i cittadini tutti sono abbastanza preoccupati, perché e io... fossi nel presidente Bonaccini sarei altrettanto preoccupato, perché in quella stessa
teatro, cinema teatro, venne a presentare proprio a Castelnuovo Monti il piano di rilancio della montagna, con grandi investimenti, con grandi sforzi, perché non è facile vivere in territori montani per tutta una serie di motivi, ed è chiaro che bisogna fare in modo che il territorio sia appetibile a tutti i livelli. Non si pretende che si tengano in piedi piccoli ospedali per piccole comunità, si pretende di fornire un servizio in quei territori che sono in difficoltà dal punto di vista orografico, dal punto di vista territoriale, morfologico. Non è possibile riuscire a dare un'assistenza completa e sicura. Si parla di sicurezza? Bene. Vorrei capire se è più sicuro partorire in ambulanza, in macchina o in elicottero. Perché quella è la possibilità. È uno degli scenari, non è l'unico ovviamente. Magari va tutto bene, però è uno degli scenari. Aspettiamo il primo caso eclatante di qualcuno che abbia serie difficoltà proprio per la distanza che deve percorrere a partorire prima di dire ma forse dobbiamo rivedere i parametri. Io mi spingo addirittura a pensare che non si debba parlare di deroga, si debba parlare di una visione differente di quello che è il servizio sanitario in territori così difficili, che non è una deroga, non è una concessione. Sembra quasi che amministratori locali, comitati, cittadini devono andare col cappello in mano a chiedere di mantenere un servizio che dovrebbe essere scontato. E invece così non è, sembra che non sia. Rimaniamo oggi quindi con questa risposta ancora nel limbo. Non abbiamo una decisione, avremo forse una decisione più avanti, non lo so, vedremo. Spero che sia la decisione giusta. Non lo spero per me perché io in quel territorio non ci vivo ed è palese che io non debba mai partorire, però io non sono qui per parlare per me stesso o per le mie convenienze, sono qui per fare la tutela di persone che rappresento nel mio distretto elettorale, anche se normalmente non ragiono così, però dal punto di vista amministrativo quello è. Quindi io non so sinceramente se arriveremo a una decisione definitiva. E non ci è dato saperlo perché dobbiamo aspettare insomma, la commissione consultiva su questo tema. Credo però che si stia puntando alla piena sicurezza della partoriente e del bambino su un dato ragionieristico. Chiudo, Presidente, che penso di aver finito il tempo, semplicemente sperando di arrivare a una decisione sensata, consapevole e di buon senso. Stiamo parlando della montagna, non di fare tragitti di pianura, insomma con tutta la possibilità di mobilità sicura. Grazie. Grazie consigliere Sassi. La parola al consigliere Torri. Il pubblico non potrebbe applaudire o intervenire.